Allora, ormai si sta smontando tutto quanto qui l'attrezzatura anche per la diretta radiofonica del Comitato Nazionale e siamo in compagnia di Valerio Federico, il tesoriere di Radicali Italiani. È ovviamente doveroso chiedere anche a lui un commento a chiusura un po' sull'andamento dei lavori, come è sembrato. C'è stato un comitato che c'è stata una parte iniziale. Poi c'è stata una direzione che si è aperta con le dimissioni della segretaria e poi una parte finale che è stata un po' diversa. Insomma, complessivamente come ti è sembrato, Valerio? È difficile fare una valutazione, come dire, complessiva, perché è stato un comitato particolare. Direi che da una parte, ancora una volta, sono emerse delle contrapposizioni nella mia analisi che non dipendono da una visione politica diversa, intendendo come visione politica quello che è la prospettiva di Radicali Italiani in termini di linea politica. Io continuo a pensare che non ci sia un problema di diversa visione politica, ma sono emerse quelle contrapposizioni che ormai sono all'ordine del giorno nell'ambito di Radicali Italiani da almeno un paio d'anni e che credo che abbiano incrostato ormai, e che continuino a danneggiare dei rapporti che dovrebbero essere essenzialmente politiche e politici, cioè legati sulle proposte, sulle soluzioni dei problemi, sulle analisi, sulle critiche alle analisi e via dicendo, e invece troppo spesso sono concentrati su meccanismi, su repliche, su riflessi che danneggiano la formazione della proposta politica di Radicali Italiani. E quasi sempre non entrano nel merito di analisi, proposte o soluzioni proposte da altri, appunto. E questo non aiuta. E quindi in qualche modo, poi ho sentito anche qualche commento, insomma, sembra che un pochino la questione generale sia rimandata al prossimo comitato, alla prossima, insomma, riunione, perché qualcuno ha vissuto, questo è un pochino di cose che ho udito, un po' come un rinvio di una soluzione che poi non necessariamente sia uno scontro, ma insomma comunque sia un rinvio. Tu che ne pensi? Io ritengo che effettivamente su alcune difficoltà che sono legate a questa, diciamo, a questa tipologia di rapporti poco politici e molto legati a mancanza di fiducia, rapporti deteriorati a titolo personale, eccetera, che tutta questa cosa qua ce la continuiamo a portare dietro e che se ci fosse una sospensione di questo ne avremmo tutti da guadagnare, che certo non abbiamo posto delle soluzioni a problemi di questa natura. Io credo che invece abbiamo posto una soluzione, poi sai, in politica temporanea quanto durerà non ne ho idea, ma quello che conta adesso in questo Comitato Nazionale è che si è riusciti a produrre una mozione unitaria nonostante le difficoltà che sono emerse, una mozione che ancora una volta ribadisce una priorità che è quella della denuncia e della denuncia delle violazioni di Stato di diritto in questo Paese e quindi di una critica complessiva, diciamo, di sistema al Paese Italia, al sistema Italia, legata quindi a una mancanza di democrazia, di Stato di diritto, eccetera. E su questa linea ci siamo naturalmente ritrovati. Io credo che il passo avanti sia quello di avere ancor più in questa occasione riconosciuto che il problema della violazione dello Stato di diritto coinvolge molti ambiti della società e che tutte le iniziative in corso di Radicali Italiani sono finalizzate a un ripristino delle regole della democrazia nei vari ambiti, da quello economico-finanziario a quello legato alle carceri, da quello sulla politica ambientale, l'ecologia, la caccia e tanti altri. Quindi credo che questo sia il passo avanti, che finalmente c'è sempre di più una consapevolezza diciamo, di una politica radicale, complessiva, di analisi del sistema e di contrasto all'illegalità di questo sistema in tutti i suoi ambiti.
In chiusura una domanda che ritengo importante, perché c'è una certa scuola di pensiero, nonché quasi fra poco anche una letteratura, che vorrebbe che appunto Radicali Italiani abbia due segretari, uno Rita Bernardini e uno te. Tu a questa cosa come replichi? Che ne pensi? Ma sai, ultimamente, come dire, qualche critica strumentale l'ho subita. Quando faccio troppo il tesoriere, mi si dice che mi devo occupare solo di alcune cose nell'ambito della tesoreria. Quando non mi occupo di politica, mi si dice che mi devo occupare di politica. Quando mi occupo dell'area nel suo complesso, mi si dice che mi devo dedicare a Radicali Italiani. Quando mi dedico a Radicali Italiani, mi si dice che non mi occupo dell'area nel suo complesso, perché siamo soggetto costituente del Partito Radicale. La realtà è altra, evidentemente. I tesorieri nell'ambito di Radicali Italiani, e non solo, sono sempre stati considerati e definiti gli 1 bis, perché naturalmente hanno un ruolo soprattutto politico, si occupano da sempre naturalmente della situazione economico-finanziaria, della sostenibilità quindi dell'azione politica dal punto di vista economico-finanziaria, e da sempre hanno anche un ruolo politico, intervengono e sono intervenuti i miei predecessori puntualmente su questioni politiche, sono anche sempre stati protagonisti di alcune iniziative politiche durante il loro mandato. Io direi che faccio quello che facevano in questo senso come metodo i miei predecessori. Ho posto magari, se vogliamo, una questione relativamente nuova, e cioè che a mio parere il tesoriere di Radicali Italiani, essendo Radicali Italiani soggetto costituente dell'area da una parte, e dall'altra parte essendo la sua politica, la politica di Radicali Italiani, condizionata pienamente dalle scelte del nostro assetto proprietario, lista Pannella, le società controllate, la radio, la sede, io fin dall'inizio ritengo che sia indispensabile che il tesoriere di Radicali Italiani descriva e intervenga anche nelle decisioni, nelle politiche dell'area nel suo complesso, perché Radicali Italiani ne è naturalmente condizionata nelle sue scelte anche politiche. E questo naturalmente continuerò a farlo. La mia impressione è quella che il pormi nei confronti della crisi economico-finanziaria con delle possibili soluzioni o con delle proposte che magari sono parziali e perfettibili, ma sono delle proposte per tentare di affrontare i problemi che da tempo denunciamo di avere, che per esempio il tesoriere del partito denuncia di avere, e ci porta dei dati che certificano la difficoltà dell'assetto, la difficoltà dell'area nel suo complesso, la difficoltà del Partito Radicale. Beh, io mi sono fatto portatore, e continuerò a operare in questo senso, di proposte precise volte a tentare di affrontare i problemi. Ne ho formulate molte in questo periodo. L'ultima che ho fatto è quella di affrontare il problema della sostenibilità finanziaria attraverso una soluzione, diciamo così, anche fantasiosa, relativamente originale, che è quella di affittare la sede nella quale siamo ospitati e di acquisirne un'altra, naturalmente in una situazione diversa in termini di posizione a Roma, eccetera, ma insomma, la sostanza è un tentativo di affrontare con una soluzione immobiliare parte dei nostri problemi, cercando di darci per un quindicennio, un ventennio un'entrata, e di evitare che invece la continua difficoltà, che sostanzialmente si fonda su uscite maggiori rispetto alle entrate, abbia finalmente un termine e sia posta sotto controllo, in modo tale da darci una prospettiva di vita anche economico-finanziaria, di sede, eccetera, che possa permettere anche di in ogni momento di arricchire queste soluzioni non strettamente politiche, con una grande politica e con grandi iniziative politiche, che però continuano a non essere proposte
almeno nella loro, almeno in termini di nuove proposte politiche, che possano risolvere il problema economico finanziario. E quindi nel momento che queste proposte non vengono fatte, da tesoriere credo che sia mio dovere proporre delle possibili soluzioni. Chi ne ha di migliori le ponga, io propongo soluzioni, non ho capito se altri propongono la chiusura di tutta la nostra area e quindi della nostra storia. Non vorrei fosse così. Certamente il modo migliore per dimostrare che non si vuole questo è quello di fare proposte sostenibili, magari anche migliori, più ricche, più originali e più efficaci di quelle che ho proposto io. Va bene, grazie Palio Federico, chi vivrà vedrà, potremmo dire, e a presto sugli schermi di Liberi TV. Grazie. Grazie.